tarderebbe e come sarebbe la regolarizzazione? Immagino che ovviamente non ci sia ancora un testo scritto, ma insomma ci dia qualche elemento pratico. Noi puntiamo a dare la possibilità di un permesso di soggiorno temporaneo alle persone, alle aziende che vogliono regolarizzare, così come alle famiglie che hanno una badante in nero o alle aziende che hanno un lavoratore in nero che non l'hanno potuto regolarizzare non perché volevano sfruttare, semplicemente perché queste persone non hanno il permesso di soggiorno per poter essere. Quindi temporaneo, quanto durerebbe, Ministra? Un permesso di 6 mesi, rinnovabile altri 6 mesi se le persone dimostrano di avere un contratto e di poter e di lavorare, di accettare il lavoro. Ieri in Consiglio dei Ministri ci sono stati, mi pare, delle frenate. Un pezzo del Movimento 5 Stelle è contrarissimo alla regolarizzazione. Italia Viva è disposta a far cadere il governo se non passa questo provvedimento? Guardi, io in questo, intanto ieri non c'è stato il Consiglio dei Ministri, è un lavoro che abbiamo fatto con i ministri, il Ministro dell'Interno, il Ministro del Lavoro, il Ministro del Sud e il mio Ministero. Abbiamo fatto questo lavoro, io le dico quello che attiene a me, per me questa non è una battaglia strumentale, queste persone non votano, in questo Paese, anche in questa fase di crisi, tanti guardano al consenso, a fare misure per dire alle persone vi ho dato, mi votate. Noi stiamo facendo una battaglia per quelli che non voteranno. Se non passa, almeno che fa non lei? Voteranno che, nei prossimi che anni. Che fa lei, Ministro, se non passa? Se non passa. Per quanto mi riguarda, mi pone di fronte a una riflessione attentissima. Per me è motivo anche di permanenza nel governo, perché io non sono qui per fare tappezzeria. Ci sono delle questioni che non si è voluto affrontare, che si è affrontato in modo sbagliato perché si è detto li rimandiamo tutti indietro. Siamo in una fase in cui queste persone stanno in Italia e non possono andare da nessuna parte. La ministra Bellanova, diciamo, c'è un problema sanitario oltre che di lavoro. Queste persone stanno nei ghetti. Noi abbiamo chiuso 60 milioni di cittadini a casa e queste persone sono state nei ghetti senza avere alcuna profilassi. No.